Oggi parliamo dei Funko Pop di Saint Seiya, ma questo è un video un po' particolare perché è un video che ho originariamente girato e registrato in inglese e che adesso sto doppiando in italiano. Per cui in questa versione doppiata potrebbe non esserci sempre piena correlazione tra quello che dico e l'immagine e sicuramente non sentirete i vari suoni e rumori di sottofondo che erano nella traccia audio originale. Allora, per prima cosa, che cosa sono i Funko Pop? I Funko Pop di base sono dei modellini, dei giocattolini in vinile, una specie di plastica, con questa caratteristica testa grande e corpo piccolo. È uno stile super deformed abbastanza diffuso. Ma i Funko Pop in realtà sono molto di più, sono una vera e propria icona culturale. Dal momento che ne esistono centinaia e centinaia, non soltanto delle principali serie animate o serie TV, esistono quelli di Dragon Ball, di Harry Potter, Star Wars, Naruto, ma addirittura esistono i Funko Pop delle persone reali, come la regina Elisabetta o tanti vari sportivi. E quindi è un onore per Saint Seiya essere stato incluso nell'immenso catalogo dei Funko Pop. Come potete vedere, sulle scatole c'è il numero 807, e questi sono 806 e 807, sono i numeri relativi soltanto alla serie anime, per cui nemmeno all'intera serie di tutti i Funko Pop. Saint Seiya è stato incluso dopo l'uscita della serie Netflix in America, infatti sulla scatola si vede anche il nome Knights of the Zodiac. Però, e questo è interessante, i nomi sulle scatole sono quelli dei personaggi originari, quindi qui abbiamo Seiya, Shiryu, al posto di Wong, infatti sto indicando appunto il nome Knights of the Zodiac sulla scatola ora, qui accanto c'è Shiryu, e come vedremo tra poco, appena avvicinerò la scatola che è sullo sfondo, abbiamo addirittura Shun al posto di Sean, quindi non la versione femminile che è stata creata per la serie Netflix, ma il nostro Cavaliere di Andromeda originale. Al momento esistono 6 Funko Pop di Saint Seiya, ovvero i 5 protagonisti e Pegasus con l'armatura del Sagittario, oltre a una versione speciale di Phoenix che sarebbe fosforescente, con le fiamme fosforescenti. I Funko Pop sono numerati e ovviamente questa è la sequenza dei protagonisti. In questo video non c'è ancora Crystal perché è fermo in dogana da ormai un mese e mezzo, già questo pacco mi è impiegato dal 17 novembre al 22 gennaio per arrivare, avevo perso le speranze e purtroppo le confezioni di Phoenix, Andromeda e Pegasus sono abbastanza danneggiate, però già tanto che sia arrivato. Pegasus con l'armatura del Sagittario, come vedremo tra poco, è un'edizione speciale limitata. Ecco, qui sto facendo vedere come le confezioni dei tre siano, poverine, abbastanza danneggiate. Questi Funko Pop si possono acquistare da numerosi negozi online. Io li avevo presi dal sito ufficiale, infatti sono partiti dall'America, e non costano molto. Una delle loro cose più importanti, che sono abbastanza economici, costano attorno ai 15 euro ognuno. Tutto sommato tra i 13 e i 15, 17 al massimo, quindi è una collezione abbastanza economica da fare. Adesso io sono un collezionista di Saint Seiya, ma non sono un collezionista fissato, per cui tra poco farò una cosa che è anatema per chi colleziona questi modellini, cioè li toglierò dalle scatole. Ecco, adesso avevo fermato la telecamera per poterli aprire. Li toglierò dalle scatole per descriverli uno ad uno nel dettaglio. Spesso si dice che i Funko Pop prendano meglio nella scatola che dal vivo, e tutto sommato è anche vero, però meritano di essere visti anche da vicino. E cominciamo con il nostro Pegasus, che ha questo solito cappoccione con naso ma senza bocca, e la sua V2. Tutti i Funko Pop hanno le loro armature V2, quelle delle serie di Asgard e di Nettuno, non le armature della serie Netflix, né purtroppo le V1. E vediamo che hanno Pegasus nella sua classica posa da fulmine di Pegasus, e quasi tutti i Funko Pop hanno un piccolo effetto speciale, che nel caso di Pegasus è questa luce, questa scia di cosmo messa accanto ai piedi. La figura è abbastanza dettagliata, l'armatura è fatta bene, e come vedremo poi nei Funko Pop successivi,
sono tutti fatti in realtà abbastanza bene per il prezzo abbastanza basso che costano. Bisogna chiaramente farsi piacere questo tipo di stile, perché non è sicuramente una figura dello stesso tipo dei Met. Qui sto indicando il Cosmo, ma come si può vedere è abbastanza stabile, sta abbastanza bene all'impiedi. Ora, il secondo che vado ad aprire è quello di Sirio, il nostro Shiryu. Sirio lo avevo preso prima degli altri, all'inizio volevo prendere soltanto lui, poi mi sono convinto a prenderli tutti, appunto perché il prezzo è basso e perché sono abbastanza alti. Per dare un'idea, sono poco più bassi di un Meat, quindi non fatevi ingannare dalle prospettive. Sirio è nella posa con lo scudo sollevato, che a me ricorda un po' lo scontro con Crisaure, ma potrebbe essere una coincidenza, e il suo effetto speciale sono questi due draghi, non venuti benissimo in realtà, forse l'effetto speciale è venuto peggio, ma l'armatura è fatta molto bene, molto dettagliata. Anche Sirio, come vedremo tra un attimo, è abbastanza stabile, i capelli lunghi dietro sono ovviamente relativamente proporzionati, eccolo qua, messo lì accanto a Pegasus. Ora, in assenza di Crystal, il terzo che vado ad aprire è Andromeda, Shun e non Sean, eccolo qua. Andiamo a togliere la plastica protettiva, è una plastica che per fortuna lo ha protetto abbastanza bene. Quello che sto mostrando qui è la numerazione, perché nei Funko Pop sono numerati seguendo l'ordine classico di Senseiya, cioè Pegasus, Sirio, Crystal, Andromeda, Phoenix, che è questa graduatoria che si utilizza spesso nel merchandising ed è in un certo senso l'ordine non di potenza ma di importanza che i 5 hanno nella serie. Ecco qui Andromeda, e lui, quello che mi è piaciuto molto sono le catene, perché sia la catena di attacco che la catena di difesa non sono semplicemente messe così a caso, ma sono in pose caratteristiche. Quella di attacco che ruota attorno alla gamba ed è tesa contro un nemico, quella di difesa che sta iniziando a piegarsi come se volesse iniziare la difesa circolare o rolling defense. Andromeda non ha un effetto speciale, ma appunto ci sono le catene che tutto sommato fanno lo stesso. Fa abbastanza ridere che se fosse vera questa posa, Andromeda si spezzerebbe la gamba da solo, però nel Funko Pop prende bene. Un'altra cosa che qui mostro è che, non l'ho detto prima, ma la testa è snodata, si riesce a girare un pochettino, per quanto in maniera molto limitata, perché urta con le spalle e con il resto del corpo. Ora sto andando ad aprire il nostro Phoenix. Finora, di quelli visti finora, Andromeda è quello che mi è piaciuto di più, ma anche Phoenix è un modellino, è un Funko Pop fatto molto bene. Grazie a questo effetto speciale con le fiamme sia attorno ai piedi sia davanti alle mani. E come ho detto, ne esiste anche una versione con le fiamme fosforescenti, anche se parlando con Doc Manhattan mi ha detto che è una fosforescenza estremamente limitata. La posa è ovviamente quella delle ali della Fenice, soprattutto le ali della Fenice come si vedono nei primi episodi, e dietro, per mostrare il livello di dettaglio, queste sono le tre code piumate, che sono diverse dalla serie Netflix che invece ne ha quattro. Notare anche la cicatrice, perché la figura in questo senso è abbastanza dettagliata, e in questo caso il nostro Phoenix ha una mobilità maggiore rispetto ad Andromeda perché c'è meno intralcio da parte dell'armatura. E anche lui lo trovo fatto, ecco, sto indicando la cicatrice, anche lui lo trovo fatto estremamente bene, un gradino sopra rispetto a Pegasus e Sirio. E infine sto andando ora ad aprire questa edizione limitata di Pegasus del Sagittario. E Pegasus del Sagittario è, a differenza degli altri che sono abbastanza economici, costicchia attorno ai $50 perché è una figura speciale, c'è anche un timbro speciale sulla scatola. E va sottolineato il livello di dettaglio dell'armatura, perché a parte il solito hook, ma la corazza è fatta perfettamente, con tutti i fregi riprodotti sia qui sugli schinieri, come vi sto indicando adesso, sia sui bracciali, eccoli qua, e persino suo arco e sulla freccia. È la sua classica posa, non proprio con l'arco teso per non urtare contro la testa, ma con l'arco pronto a essere teso contro il nemico, lo possiamo immaginare da Siri di Nettuno. E ora lo sto girando per far vedere anche le ali, che pur essendo piccole sono perfettamente proporzionate e dettagliate.
Nel complesso, anche il nostro 6 è una figura carina. E vi posso dire che, messi tutti insieme, questi 5 Funko Pop sono abbastanza gradevoli da guardare. Ovviamente non sono a livello dei Meat, ma bisogna sempre tenere in relazione il prodotto al costo. E per il poco che costano, sono un modello che mi sento di consigliare. Sono abbastanza stabili, ovviamente non c'è armatura da montare. Però sono abbastanza stabili, sono solidi, sono leggeri, ma non danno mai l'impressione di potersi rompere. Qui vado a ricordare che il costo totale ho pagato, inclusa spedizione, appunto, e 5 Funko Pop attorno ai 70 dollari, che è meno di un Meat ormai. 70 dollari americani sono circa sui 62-63 euro, quindi 5 figure a questo costo ne vale assolutamente la pena. E appena arriverà Crystal aggiungerò un piccolo addendum mostrando anche lui, non so se soltanto nel video originale in inglese, ma sì, o anche in questo in italiano. Qui vi sto mettendo in posa con il nostro Sagittario al centro e, come ho detto, fanno la loro figura, sono carini, decisamente giocattolosi, non so, sono da collezione per chi colleziona i Funko Pop, ma secondo me per un fan di Saint Seiya sono un'aggiunta economica e carina alla propria vetrina o collezione o quello che è. Ed ecco quindi qui il primo video recensione di questo canale. Di solito le recensioni sono su Saint Seiya for Dummies, ma in questo caso l'abbiamo spostata qui. Ciao ciao! Eccolo qua, me lo sono chiamato. Neanche il tempo di doppiare il video sui primi Funko Pop, che finalmente dopo oltre un mese e mezzo è arrivato anche quello di Crystal. Quindi anziché fare un video a parte, sto filmando una piccola aggiunta che poi incollo in coda al video con gli altri Funko Pop, così sono tutti insieme appassionatamente. Dunque, che dire di questo Funko Pop di Crystal? È arrivato in buone condizioni, per fortuna, la scatola è intatta, ed è il numero 808, il che, come avevo detto in precedenza, lo mette esattamente tra Sirio e Andromeda, al centro del gruppo. L'ho preso da un negozio australiano, a differenza degli altri, per questo ci ha messo tutto questo tempo in dogana, però almeno è arrivato intatto e in buone condizioni. Scatola inclusa, perché comunque dispiace sempre un po' quando il box è danneggiato. E adesso lo vado per la prima volta ad aprire e a descrivere. Eccolo qua. Bello plastificato, gli togliamo la sua plastica protettiva. Ed eccolo qui, il nostro Crystal Yoga, anche per lui è stato utilizzato il nome originale giapponese. E la prima cosa che si nota è che nella posa del Sacro Aquarius, dell'Aurora Execution, una posa che tra l'altro chi conosce solo la serie Netflix non ha ancora visto, mentre ovviamente tutti i fan della serie classica conoscono benissimo. L'armatura è abbastanza dettagliata, come le altre, è fatta abbastanza bene, e attorno ai piedi c'è questo effetto di ghiaccio, questa scia di ghiaccio, che potrebbe stare a indicare lo scontro tra i due Sacri Aquarius, ed è un effetto speciale abbastanza appropriato al personaggio. Per il resto il livello di dettaglio è abbastanza buono, ma c'è un errore che sto indicando adesso, ovvero l'elmetto ha entrambi gli occhi rossi, mentre la versione corretta sarebbe avere un occhio rosso e uno blu per simboleggiare Daneb, la stella principale del cigno, che è appunto questa caratteristica. C'è da dire che anche nella serie classica spesso si sbagliano e fanno entrambi gli occhi rossi, quindi si può perdonare la Funko Pop. Per il resto i dettagli sono abbastanza buoni, sto indicando la cintura che ha i colori esatti. Guardandolo da dietro, i capelli sono un po' troppo lunghi, sono lunghi quasi quanto quello di Sirio o quanto quelli di Sirio, mentre ovviamente Crystal li porta un po' più corti, però è l'unico difetto in realtà. La stabilità è buona. E anche la testa è abbastanza mobile, non ha particolari ingombri che gli impediscano di ruotarla. Eccolo qui, per cui da tutto sommato una bella aggiunta alla serie Funko Pop di Saint Seiya. Ora, con questo possiedo tutti e 6 Funko Pop usciti finora e devo dire che non mi dispiacerebbe se ne facessero degli altri, se con l'uscita della seconda stagione della serie Netflix magari facessero anche quelli dei Cavalieri d'Oro.
Come detto poco prima nel video principale, sono abbastanza economici, ma tutto sommato carini e abbastanza unici da essere particolari e collezionabili. Comunque, eccolo qui, anche Crystal è stato commentato, e con questo la prima, per adesso unica, serie Funko Pop di Senseiya è completa. Alla prossima, stavolta davvero.